novembre in Valsusa, manifestazione contro la militarizzazione, per dire il no al TAV, per dire che si può fare un altro uso delle risorse pubbliche, presente anche una delegazione dei movimenti romani per il diritto all'abitare. Siamo con Luca Fagiano del coordinamento di lotta per la casa. Ciao Luca, perché siete qui oggi? Siamo qui per continuare a legare in maniera sempre più stretta queste battaglie, queste lotte, per fare diventare un esempio che sappia arrivare in ogni angolo del paese ed oltre. Dire no alla militarizzazione della valle, dire no al TAV vuol dire finanziare con i soldi del TAV ciò che, di cui abbiamo bisogno, ciò di cui il paese ha fame, le case popolari ma anche la scuola, l'università, la salute per tutti. Chiaramente però il legame che vogliamo costruire con questa lotta, che stiamo costruendo con questa lotta, è ancora più profondo, è un legame che vuole seppellire i padroni del profitto, quelli che vogliono decidere sui nostri territori e sulle nostre vite, quindi costruire un legame vero fra battaglie, lotte e percorsi che vogliono rovesciare in maniera complessiva e radicale questo stato di cose. Ci sarà anche l'occasione per presentare il prossimo appuntamento romano, uscito un po' anche dal percorso del 19 ottobre. Sicuramente la manifestazione di oggi ci proietterà già verso il 20, verso mercoledì prossimo, quando contesteremo il vertice Hollande-Lett, il vertice italo-francese, per dire che la TAV va cancellata, per mettere le risorse del TAV e delle grandi opere lì dove servono, ma anche per dire no all'Europa dei banchieri e dei padroni, dell'austerità e della precarietà. Abbiamo saputo che uno dei pullman che giungeva da Roma è stato fermato anche qua alle porte della valle. Sì, noi, una parte di noi è già arrivata qui in valle ieri, altri che sono arrivati invece col pullman questa mattina sono stati fermati. La dinamica è di un'identificazione vergognosa, con dei video, con i documenti in mano, una dinamica da occupazione militare. Ecco, queste truppe di occupazione vanno cacciate, come bisogna cacciare i padroni del TAV e quelli che vogliono seppellire nella precarietà, nello sfruttamento e nella fame le nostre vite, per liberare energie e voglia di costruire un mondo diverso.